Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Una tragica notizia ha sconvolto la comunità di Gualdo Tadino e la sua frazione di Grello. La 57enne Katia Calisti è morta in un grave incidente poco dopo lo svincolo di Gaifana, in provincia di Perugia. Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, si è verificato un drammatico scontro frontale sulla Flaminia Nuova, dopo lo svincolo di Gaifana, in direzione Gualdo Tadino. Calisti è stata coinvolta in un frontale con una Yaris, attorno alle 15.40, e viaggiava in senso contrario. A bordo della Yaris c'erano una madre e una figlia di 70 e 50 anni, originarie di Roma, ferite in modo grave e trasportate agli ospedali di Perugia e Foligno. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, Calisti non ha sopravvissuto all'incidente a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. La sua carriera aveva raggiunto l'apice quando fu notata da alcuni manager della RAI, ottenendo l'opportunità di partecipare a una selezione a Roma per una trasmissione condotta da Pippo Baudo. Diventata famosa negli anni Ottanta per il suo duetto a Fantastico 85 in un'emozione da poco con Anna Oxa, Katia Calisti decise di ritornare in provincia dopo la parentesi di successo in televisione, continuando con la musica, gli spettacoli e qualche sporadica apparizione.